Ciao ragazzi, sono Vince, benvenuti sul mio canale e oggi voglio parlarvi di un supporto per tablet che va benissimo sia per il radiocomando del Mavic Pro ma anche per il radiocomando dello Spark, anche perché come sapete tutti sono uguali. Ne ho provati due o tre, ma questo sinceramente è quello che mi è piaciuto di più per qualità, robustezza e anche stabilità. Vi faccio vedere subito come è fatto. Comunque, allora, questo qui è il supporto da chiuso, ecco qui. Questo qui è metallo, non plastica, quindi metallo. Viene praticamente rinchiuso in questo modo, diventa piccolissimo da trasportare in qualsiasi borsa con molta facilità. Per montarlo facciamo solamente in questo modo: togliamo questa parte qui, vedete, per Mavic ma anche per Spark. Questa è la marca di questo prodotto, vi lascerò comunque il link in descrizione per l'acquisto. Come lo montiamo? Niente, in pratica ci sono queste due leve, le alziamo, le due, praticamente qui diventa una pallina di metallo. Cosa succede? Questa va infilata qui, in questo supporto qui, che è di plastica, e vediamo subito come andarlo a inserire. Si fa così, con un po' di pressione. Una volta entrato lo chiudiamo in questo modo, vedete? E questo è l'alloggio per il nostro tablet. Allora, io ho un tablet da 8 pollici, vediamo però che comunque nelle recensioni c'è scritto che tiene benissimo anche un tablet da 10 pollici. Adesso inseriamo il nostro tablet qui dentro, ecco qui. Prendiamo il radiocomando del nostro Mavic, eccolo qui. Apriamo le due parti, lo sistemiamo dentro, prima da una parte, poi dall'altra, ecco qui. Entra veramente benissimo, supporto fantastico, veramente il migliore che io abbia mai provato. Allentiamo un pelo la resistenza che abbiamo stretto qui, in modo che poi possiamo ruotare a nostro piacimento questo. Allora, scegliamo la nostra posizione, lo mettiamo, lo richiudiamo sempre in questo modo. Apriamo le nostre antennine, una e due, ed ecco qua, il tutto montato perfettamente, anche stabile, devo dire molto stabile. E poi non ci resta fare altro che prendere il nostro cavo USB del nostro drone, qui ci passa perfettamente il tutto, uno. E due, ecco qui, faccio vedere, montato perfettamente, molto solido, veramente solido solido, in metallo, non pesa molto, è ben equilibrato. Eccolo qua, supporto montato perfettamente. Togliamo anche la parte qui del radiocomando, andiamo ad allentare questa parte qui, stacchiamo tirando via tutto, ripieghiamo
a destra e a sinistra, infiliamo dentro questo e voilà, questo lo rimettiamo a posto e ce lo rimettiamo in tasca. Quindi questo è il supporto del tablet. Troveremo dentro anche questa sacchettina di velluto grigio per la protezione e all'interno anche la protezione per il nostro radiocomando. Quindi inclusa nel prezzo avremo anche questa. Davvero davvero molto comoda, tutto fatto bene per richiudere al meglio il nostro radiocomando. E via. Quindi io questo lo metto qui dentro. Vi faccio vedere le dimensioni tra questo e il radiocomando, così per capire un attimo meglio di cosa stiamo parlando. Come ho detto prima, il link di acquisto ve lo lascio in descrizione in questo video. Fatemi sapere se l'avete acquistato, se ne avete un altro diverso. Commentate il video, lasciate un like per supportarmi. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!